Lella Costa è un'attrice, attrice soprattutto di teatro, autrice dei suoi testi, molto spesso recita testi che lei stessa ha concepito e scritto, è autrice anche di altri libri, come quelli che io ho qui di fronte e di cui parleremo. Si trova a Parigi per un evento organizzato al Consolato Generale d'Italia, su forte richiesta del console generale Andrea Cavallari, che è un suo amico di vecchia data, mi pare, se mi ricordo bene, e si tratta di un evento che è stato organizzato dal DIRE, Donne Italiane Rete Estera, e in particolare dalla sua presidente Daniela Giacchetti. Dunque, questo incontro con le donne italiane di Parigi, donne che in genere hanno delle responsabilità professionali di un certo spessore, un incontro al quale io ho assistito e devo dire che i rappresentanti del sesso maschile erano una minoranza infima, infima, forse il 10% o forse neanche. Com'è andato questo incontro? Ma forse dovrebbero dirlo coloro che erano tra il pubblico. No, io ringrazio molto sia Andrea Cavallari che Daniela Giacchetti, tutti voi di questa accoglienza perché è stato proprio un bell'incontro. Ho trovato delle donne estremamente vivaci, estremamente in sintonia, con curiosità, con domande puntuali e anche un clima in realtà molto affettuoso, molto, molto amichevole. È vero che c'erano pochi esponenti del genere maschile, ma è anche vero che l'incontro era così smaccatamente sbilanciato al femminile che mi sembravano così un po' da proteggere, un po' una specie in via di estinzione. D'altra parte c'è un famoso genetista contemporaneo inglese che è Steve Jones, che, maschio, lui è anche in odore di Nobel, che sostiene che la specie dell'Homo sapiens, sapiens inteso come maschio, prima o poi si estinguerà per un problema cromosomico. Il cromosoma Y, che è quello che contraddistingue la specie suddetta, Questo sta perdendo i assolutamente non pezzi. lo sapevo. Noi ci informiamo perché mi incuriosiva, no? Tutti i luoghi comuni, sesso forte e sesso debole. Se guardiamo la genetica, sesso debole siete voi, cari signori. Ma e questo significa che in prospettiva la Significa che, riproduzione avverrà per partenogenesi? per quanto possa sembrare curioso, avviene già in molte specie, non soltanto le specie più, come dire, monocellulari. Per esempio, cioè, no, non è che ho tutta questa cultura enciclopedica, mi sono preparata sul tema. Il varano, che è una specie di drago, non riesce a riprodursi allo stato brado, perché, per il problema opposto a quello del panda, sempre legato alla libido, però il panda è il calo della libido, il varano maschio di libido ne ha troppa, non la sa gestire, si fionda addosso alle varane nei momenti sbagliati e le povere varane soccombono. Negli zoo in cui sono tenuti ospitati in recinti rigorosamente separati, le varane si sono riprodotte da sole e hanno messo al mondo dei cuccioli maschi, che è piuttosto curioso, insomma. Per cui diciamo che c'è del movimento tra i due generi e quindi noi siamo anche un po' qui a testimoniarlo, ecco. Ecco, allora, come avete capito anche semplicemente da questo intervento brevissimo, Lella Costa è una artista della parola. Le ho già spiegato prima di iniziare questa intervista che non dico questo per piaggeria, ma perché voglio descrivere il suo mestiere e fare una semplice constatazione. Artista della parola significa anche inventrice di battute, inventrice di monologhi, è una specialista del monologo, un monologo che è denso di citazioni dal momento che, come si vede anche nei suoi libri, Lella Costa ha un panorama di letture molto ampio che comprende letterature di vari paesi. Molti italiani, non soltanto gli scrittori con la S maiuscola, Assolutamente. e poi anche un'attenzione particolare, mi sembra, per il mondo britannico, per Shakespeare, per esempio. E insomma, come si può descrivere l'insieme degli ingredienti che producono come risultato gli spettacoli di Lella Costa?
Ma è una domandona questa, credo che sia una specie di mix tra una sorta di vocazione ovviamente naturale per stare da soli in scena e parlare da soli, o c'hai il ricovero in ospedale psichiatrico o ne fai un mestiere, a me è andata bene, insomma ne ho fatto un mestiere, c'è molta tecnica anche se non pare, perché dare la sensazione ogni sera al pubblico mettendo in scena lo stesso spettacolo, che in qualche modo è la prima volta che lo fai e quindi per loro è un unicum, implica una grande preparazione e una grande, come posso dire, interezza. Non puoi mai, in generale io credo non si dovrebbe mai andare in scena ripetendo meccanicamente la parte, ma quando sei da solo in scena devi veramente essere tutto lì, non puoi mettere il pilota automatico. Questa è una cosa che il pubblico percepisce molto bene. In realtà il fare monologhi per me è importante non tanto, sicuramente c'è anche la gratificazione un po' narcisistica dell'essere da sola, che però è anche molto pesante, cioè se non va bene la responsabilità è solo tua, ma nasce soprattutto da questa inaudita felicità del potermi scegliere ogni volta gli argomenti di cui parlare. Io ho dei coautori fedelissimi, peraltro tutti uomini, compresi i registi, anche perché dentro di me penso che ci vogliono almeno 5 uomini per fare il talento di una donna, ma questa è sempre polemica collaterale, e invece molto generosi e molto disponibili, e scegliamo un tema di cui parlare e mettiamo insieme i vari sguardi. Questo mio, c'era una citazione gozzaniana, la mistura tra l'alta e bassa gente, era una poesia di Gozzano, in realtà a me piace molto mescolare le culture e penso che nella cultura italiana ci sia un atteggiamento sempre un po' troppo reverenziale, un po' troppo paludato, mentre invece cultura è anche tutta la cultura pop, sono tutte le canzonette, tutto quello che ci portiamo appresso come bagaglio di memoria. Riuscire a giocare con Shakespeare senza avere paura delle contaminazioni è una cosa che per esempio gli anglosassoni sanno fare molto bene, noi latini un po' meno, ma ci stiamo lavorando. Ecco, l'autoironia fa parte del patrimonio genetico della cultura britannica e suscita tutta la tua simpatia. Decisamente. Trovo che l'ironia e l'autoironia siano delle armi meravigliose, armi incruente ovviamente, e appunto non immediatamente. Ah, no, io credo che nella vita poi le persone siano diverse, quindi diversamente la usino. Però, diciamo, dal punto di vista ufficiale, e in questo credo che si possano fare delle analogie tra Italia e Francia, non ce n'è molta. Per tutto quello che sono le situazioni un po' paludate, penso alla politica, ma in generale agli speaker ufficiali di un paese, non mi sembra che ci sia questa predisposizione, mentre invece negli Stati Uniti, in Inghilterra soprattutto, c'è molto questo, che è come dire, non essere troppo autoreferenziali, non prendersi troppo sul serio, non usare se stessi come misura di tutte le cose. A me sembra che faccia molto bene alla salute di tutti questo atteggiamento. Certo, non è facile né insegnarlo né probabilmente impararlo, però si può proporre e cercare di fare un contagio benefico. Ecco, detto questo, bisogna aggiungere che tu ami molto la cultura francese e il nome di Romain Gary compare ripetutamente in questi libri. Beh sì, Romain Gary è un autore meraviglioso, credo che La vie devant soi, La vita davanti a sé sia uno dei romanzi più belli del Novecento, ma poi gli devo la più bella secondo me definizione di ironia, perché ne dà il senso della serietà, dell'importanza di questo concetto. Gary sosteneva che l'ironia è una dichiarazione di dignità, che è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Io trovo che sia davvero molto bella. Mi piace introdurre questo concetto di dignità in una definizione di qualcosa che è abbastanza effimero, cioè da Socrate in avanti, ma forse persino prima, si sono tutti... Cioè, l'ironia è tutto il contrario di tutto, c'è chi dice che è cattiva, c'è chi dice che è buona, c'è chi dice che mistifica, c'è chi dice che invece è una forma quasi di liberazione, no? Il re è nudo, l'ironia come arma per demistificare. Però questa cosa di trovare all'interno dello sguardo ironico sul mondo appunto la dignità, per me è stata una folgorazione, quindi sono molto molto grata al suo autore, la patria che l'ha nutrito. In Italia sei conosciuta dal pubblico televisivo, ma sei soprattutto considerata come un animale di teatro. Assolutamente. Questo rapporto diretto col pubblico credo che sia una sorta di droga che, sì, alimenta la tua fantasia
dialettica. Ma non soltanto, è proprio una forma. Io non sono neanche un tipo molto mistico, non sono quella che fa i training, le lunghe preparazioni allo spettacolo. Mi piace stare sul palcoscenico e questa è sicuramente una cosa bella, no? Cioè, ci sono molti miei colleghi, anche molto bravi, che invece soffrono il palcoscenico, soffrono la relazione col pubblico, una sorta di antagonismo. Invece, per me l'idea che intanto provo una profonda gratitudine per il pubblico che, soprattutto in tempi così duri, così difficili, comunque sceglie il teatro, che è davvero un'altra dichiarazione di dignità, no? È una scelta talmente forte, talmente controcorrente. E poi mi piace il fatto che in teatro verifichi quotidianamente a che punto è il tuo lavoro, se funziona, se non funziona. Per esempio, non amo quei miei colleghi che dicono: ah, stasera c'è un brutto pubblico, ma ah, il pubblico stasera non capiva. Io sarei più portata a pensare, dato il rapporto che c'è tra chi sta sul palcoscenico e la quantità di persone che stanno in platea, che semmai è lo spettacolo che non funziona e sono gli attori che non riescono a dare al pubblico quello che si merita. Credo che siano mestieri diversi, cioè fare il teatro e fare il cinema e la televisione non sono necessariamente mestieri apparentabili e secondo me non sono poi così tanti gli artisti, i talenti che riescono a fare altrettanto bene il teatro, il cinema, il teatro e il cinema. Io sicuramente sono tra questi, penso di essermi molto dedicata al teatro e forse questo pezzo di mestiere forse l'ho imparato, sicuramente mi piace tantissimo. Fra gli elementi che definiscono il personaggio Lella Costa c'è l'appartenenza milanese. In realtà Lella Costa è stata applauditissima in molte altre città italiane, certo, senza alcun dubbio, ma mi piacerebbe sentire qualche battuta su Milano, cioè che qual è il rapporto e quali sono i limiti e le virtù di questa città. Io a Milano ci sono nata e quindi è la tua città, quindi è la storia d'amore della tua vita, come tutte le storie d'amore, passi dall'amore all'odio, all'indifferenza, basta, vado via, no, non me ne vado, insomma, è questa cosa qua. È una città straordinariamente, è stata una città straordinariamente ricca di spunti, di riflessioni, una città estremamente accogliente, lo è stata, una città vivissima dal punto di vista culturale e intellettuale, lo è stata un po' meno, diciamo, decisamente meno negli ultimi, ormai direi 30 anni. Però un conto è la città ufficiale, no? La città come è stata raccontata, la città come ha pensato a un certo punto di presentarsi, la città della moda, la città del design, la città del valore di scambio rispetto al valore d'uso. E poi ci sono tutte le altre anime della città che invece io ho sempre frequentato e delle quali mi sono nutrita. Credo che c'è una caratteristica che io ho amato moltissimo nella mia città che sto ritrovando, che è la sobrietà. Milano è una città molto riservata. La bellezza di Milano non la vedi quasi mai a un primo sguardo, insomma, arrivi a Parigi e ogni, ma anche Roma se vogliamo, no? Ogni scorcio, ogni strada, cioè i lungo Senna sono meravigliose. A Milano le bellezze te le devi andare a cercare. Milano è una città che ha bellissimi cortili, bellissimi giardini interni, a volte devi alzare lo sguardo e guardare le facciate delle case. E questa caratteristica di sobrietà, di intensità e anche un po' di interiorità, spero che sia, insomma, che torni ad essere vincente e valorizzata, perché invece negli ultimi 30 anni siamo andati un po' da un'altra parte, quindi ostentazione, la Milano da bere, insomma, abbiamo avuto dei momenti molto, sì, molto. Ci sono molto stati, mi sembra, anche degli uomini politici che sì? Si sono, mi consiglio di dire, io vivo all'estero, ah, quindi, ma è arrivata fin qui la notizia, ma è arrivata, sì, fin qui che degli uomini politici milanesi che personaggi minori di cui non resterà traccia nella storia, speriamo. Dunque, io facevo riferimento prima all'uso di citazioni da parte tua attinte appunto in vari dove settori capita del paesaggio culturale. Questo libro si chiama Come una specie di sorriso e già il titolo è una citazione. Bravissimo. Di Fabrizio De André. Si tratta quest'altro libro, La sindrome di Gertrude, altra parziale citazione, personaggio manzoniano, esattamente, la famosa monaca di Monza, e anche qui non siamo molto lontani da Milano, no. Si dice, c'è un vecchio proverbio che dice che la mela non cade mai troppo lontano dall'albero, no?
Qui di citazioni se ne trovano veramente a bizzeffe. Ne ho notata una in particolare che mi ha molto divertito, mi sembra che sia Bruno Lauzi. Al quale è stato domandato... Contestualizziamo, questo è un piccolo saggio sull'ironia e io cerco di spiegare, di far capire con degli esempi che l'ironia si può trovare anche nei luoghi più impensati, per esempio nella poesia. Per esempio esiste una tradizione di canzone d'autore italiana che fa uso di ironia o comunque che ha avuto dei personaggi fortemente ironici. Bruno Lauzi, che era noto per le sue bellissime canzoni ma molto struggenti, anche un po' insomma con cui la sfiga dominava parecchio, e a un certo punto gli fu chiesto ma come mai scrivesse sempre delle canzoni così tristi, e lui rispose perché quando sono allegro esco, che mi sembra un bellissimo esempio di dichiarazione di dignità, no? Sì, e al tempo stesso l'atteggiamento di chi non si prende troppo sul serio, non si prende troppo sul serio, non si presenta come il poeta con la P maiuscola. Esattamente. No? Ecco, io semplicemente quando sono di buon umore vado. Sì, ma è anche la percezione che una cosa è il mestiere che fai e una cosa è la vita, tra che anche questo certo, è molto certo, importante certo, e non tutti certo. Gli artisti, i grandi talenti ce la fanno a fare questa distinzione. Insomma, mi sembrava in effetti una battuta molto carina, un bel esempio. Ma cucendo insieme così un po' un certo numero di queste citazioni di cui sei Posso dire una cosa, sì, però giusto per non... sì. Io ho cominciato a nutrirmi di citazioni molto prima che esistessero quelle cose che vai su Google e trovi tutto quello che vuoi. Posso andare magari a cercare la conferma, però sono cose, come dire, che ho già dentro di me, che ho già incontrato. Non è che mi metto lì e dico allora adesso voglio parlare del tale argomento, vado a cercarmi le citazioni. Semmai è il contrario, posso partire da un verso di una poesia o da una citazione shakespeariana piuttosto che di Calvino, perché poi gli amori veri della vita sono sempre gli stessi, e poi allora e me le ritrovo lì. Ma se poi in mezzo c'è la canzone di Lucio Battisti piuttosto che degli, insomma, gli odiati amati Pooh, che non sono esattamente i vertici maggiori della produzione canora nazionale, va bene lo stesso. Secondo me la vita è fatta così, è fatta di pensieri alti e profondi, di formazione seria e anche invece di incontri, di parole che ti sfiorano. Ecco, insomma, ci tenevo, scusa, ti ho interrotto. Cosa volevo anche? Cosa no, stavamo dicendo? Sì, stavamo dicendo una cosa ben precisa. Dicevo, cucendo insieme tutta questa rete di citazioni della quale tu sei padrona, forse si potrebbe arrivare a rispondere a dei grandi interrogativi, e anche qui naturalmente usando quella dose di ironia che sarebbe allora, meglio. Forse tu hai letto anni fa quel libro di Fruttuoso Lucentini che si chiamava Il significato dell'esistenza, che era la storia di... Hai citato due che sono stati tra i veri maestri di ironia italiana del Novecento, non a caso Sabaudi e quindi... No, uno, l'altro è la Toscana. No, l'altro è Romano. Romano vivente a Torino. Però Lucentini morto suicida, ahimè. Porca miseria. Perché la dichiarazione di dignità, anche Romain Gary è morto suicida, a proposito di... Tra l'altro in età piuttosto avanzata, quindi sì, Fruttuoso Lucentini... Ogni modo, in questo libro, per chi non lo conoscesse... racconta la storia di un giornalista che vuole realizzare uno scoop sensazionale e considera che effettivamente scoprire il significato dell'esistenza sarebbe uno scoop. Certo. E pertanto prende il primo aereo e va in Grecia, perché in Grecia è nata la filosofia occidentale, certo. E quindi lì, respirando quella stessa aria che respirarono Platone e Aristotele, si può capire. Ecco, cucendo le tue citazioni e attingendo ai tuoi monologhi, riesci a spiegarci qual è il significato dell'esistenza? Francamente non ci proverei nemmeno, però mi viene immediatamente in mente una meravigliosa poesia di Dorothy Parker, che è citata come autrice ma non è citata, che è famosa, che si chiama, ma forse il Résumé, e che il senso adesso davvero non la so a memoria, però è, non so, l'acqua è fredda, il gas puzza, i rasoi vanno male, le corde cedono, tanto vale vivere. Ecco, secondo me è quella cosa lì, cioè cercare il senso dell'esistenza, provare a elencare i motivi per cui tutto sommato tanto vale vivere
è una piccola scommessa sulla quale mi sento di avere dato un minimo contributo in più, proprio perché, come dice un'altra citazione da me molto amata di Eduardo Galeano, finissimo scrittore sudamericano di grande ironia, come diceva lui, una volta che avevamo imparato tutte le risposte ci hanno cambiato le domande. Quindi secondo me bisogna stare molto preparati ai cambiamenti delle domande e non incaponirsi a voler dare le risposte giuste, ma invece magari essere capaci di anticipare le domande degli altri. Cioè, secondo me oggi vince in generale, ma vince in senso bello e non nel senso della lotta, nel senso del chi si sa porre, chi ha la capacità, la prontezza e se vogliamo anche l'umiltà di cambiare il punto di vista, quindi di usare l'ironia e provare anche a chiedere cose diverse, a porsi in modo diverso nella relazione con gli altri. Sembra quasi vero. Magari vabbè. Vogliamo concludere sulla vita a Parigi, una città che tu conosci, tra l'altro hai avuto delle presenze all'Istituto Italiano di Cultura, sì, negli anni passati sì. Che sono state altrettanti successi di pubblico rispetto a questo pubblico così appassionato alle cose italiane che frequenta l'Istituto. E, insomma, come ti trovi a Parigi? Anche lì sembra sempre piaggeria. Io trovo che sia una città meravigliosa, poi ovviamente viverci è diverso da passarci, sia pure relativamente spesso. Posso citare Paolo Conte, che non a caso è uno degli artisti italiani forse più amati. Più amati, sicuramente. Che è un carissimo amico. E lui ha una meravigliosa canzone, si chiama Blue Tango, in cui uno dei cui versi dice Parigi accoglie i suoi artisti, cantanti, mimi, musicisti, offrendo a tutti quel che beve, quel fiume suo pieno di neve, e l'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire e lunghi applausi a fior di pelle di molte donne ancora molto belle. Secondo me Parigi è proprio questa roba qua. D'altra parte, in un'altra sua canzone dice: siamo qua io e te mentre tutto intorno è solamente pioggia e Francia. Ed è un bellissimo omaggio di una cultura in realtà molto vicina, perché appunto la cultura piemontese, ha avuto la Sabauda, è piuttosto vicina a questa, ma è proprio cogliere l'anima di una città e riuscire a tradurla in versi che anche lì sarebbe piaciuto inventare io, ma è anche carino fare questo mestiere in cui hai la possibilità di raccontare agli altri, di condividere con gli altri le cose che hai scoperto e incontrato tu, da cui questa mia passione per le citazioni. Grazie Lella Costa, con la speranza di rivederti presto a Parigi. Ci conto e grazie.